Ispirazione quotidiana. Oggi potenzio la mia fede. Ispirazione di oggi. Sì, oggi potenzieremo senza alcun dubbio la nostra fede grazie a una poesia, ormai il grande appuntamento del sabato. In realtà questa è una preghiera, in realtà questo è un inno spirituale bellissimo, di Alan Gates, 1845-1929. Scrittrice, poetessa e attivista americana, il cui impegno sociale e il valore dei suoi contributi hanno lasciato un'impronta ampiamente significativa sulla società. È veramente interessante scoprire queste storie di figure a noi sconosciute per lo più, che hanno restituito tutta la loro energia per far evolvere il mondo, hanno donato tutta la loro energia per far evolvere il mondo. Trovo che queste figure, appunto, oggi chiamiamole marginali, senza alcun tipo di giudizio se non storico, ci restituiscano una motivazione ancora maggiore, perché ci dicono che ogni vita, Ellen Gates è stata celebre nella sua epoca, il suo inno che andiamo a ascoltare è rimasto tra gli inni più sentiti e praticati e recitati nel suo tempo e anche nel suo luogo geografico, gli Stati Uniti. Però sono miriadi queste figure, miriadi dimenticate, storicamente rilevanti, ma nel tempo dimenticate. L'importanza di ogni vita, l'importanza di ogni energia reale, attiva, vivente, di ogni nefesh haya, di ogni essere vivente, con il Ruach di Dio, ci permette di manifestare la nostra più alta esistenza e di lasciare un segno tutti noi nel mondo. Tutti noi lasciare un segno nel mondo. Sto parafrasando Steve Jobs che diceva: bisogna lasciare un segno nel mondo, ma il segno non lo lasci soltanto se sei un imprenditore high-tech. Un segno non lo lasci soltanto se sei un milionario filantropo. Un segno lo lasci per la tua eredità, per i frutti che cadono dal tuo albero. Questo è il segno che lasci nel mondo. Ellen Gates oggi, che riascoltiamo, forse nessuno di noi l'ha mai ascoltata, io non l'avevo mai ascoltata prima di incontrarla, in uno dei miei innumerevoli pellegrinaggi testuali. Ascoltandola o ascoltandola per la prima volta, capiamo la potenza di ogni singola vita. Lei è stata appunto un'attivista, si è dedicata sempre all'aiuto di coloro che vivevano in condizioni di povertà e disagio. È stata coinvolta in numerosi movimenti progressisti del suo tempo, quando appunto il termine progressista aveva un significato progressista e non un significato di. Ha contribuito in modo significativo ai diritti delle donne, ha difeso il suffragio femminile, ha promosso l'identità femminile e femminista, ha promosso la forza e l'energia della donna, ha divulgato l'importanza della parità dei sessi in un'epoca in cui non c'erano i selfie, in un'epoca in cui non si diceva soltanto attraverso slogan estemporanei mentre si sta coccolati con il fondoschiena sul burro dicendo cose così altisonanti e appunto filantropiche mentre invece si pensa soltanto a Mammona. Non funzionava così. Era un'epoca, quella 1845-1929, in cui rivendicare i diritti delle donne significava andare incontro alla morte, spesso, per la violenza della resistenza del sistema. Questa è la caratteristica e la caratura del valore di queste persone. Per questo io ritorno spesso a loro, perché ho una consapevolezza della distanza storica. Non che oggi noi non possiamo emulando, imitando
o soprattutto acquisendo la loro energia, riportare questa stessa energia nel nostro mondo, che è feroce per tanti altri aspetti. Non ha magari questa ferocia fisica, basta leggere la storia, basta leggere la storia di tutti i movimenti politici, soprattutto di quest'epoca, la più radicalmente conflittuale, anche più di quella che ha costituito questa stessa epoca. Parlo dell'Ottocento, della fine del Settecento e della prima metà dell'Ottocento, quando i movimenti dei diritti che si sviluppano naturalmente attraverso l'industrializzazione, attraverso l'urbanizzazione, eccetera, eccetera, si fanno più focalizzati, si fanno più intensi, ecco che esplode la violenza determinata dalla ferocia dell'essere umano. Oggi non abbiamo questa stessa ferocia, ma abbiamo tanti altri tipi di ferocia che hanno come scopo lo stesso annientamento dell'altro. Ecco, l'elemento in più di Ellen Gates è proprio questa sua sensibilità spirituale, che si è rispecchiata, riflessa in questo inno, che è la sua opera più celebre. Lei era anche una poetessa e una scrittrice. Questo è il suo componimento più celebre, appunto Il luogo segreto, il titolo del suo inno, che invita a trovare rifugio nella presenza di Dio e celebra la forza e la consolazione che la fede può offrire. Questa capacità di unire attivismo politico, sensibilità artistica e altissima spiritualità fa di Ellen Gates appunto una figura unica nel suo genere. È un grande modello per noi, il luogo segreto di Ellen Gates. Nel luogo segreto, nel luogo tranquillo, in presenza di Dio, l'anima si ferma. Lì, nella dolcezza di una santa pace, dimentico le preoccupazioni, la lotta e la tempesta. Nel luogo segreto, lontano dal clamore, mi avvicino a Lui, il mio Salvatore. Lì trovo rifugio, lì trovo riposo, lì mi abbandono, perché Lui mi ama così come sono. Nel luogo segreto, nella quiete della notte, mi rivolgo a Lui, nella fede e nella luce. Nel silenzio profondo l'anima si solleva e sento la sua voce che mi guida e mi conforta. Nel luogo segreto, nell'umiltà e nella preghiera, mi apro a Lui, senza timore né paura. Lì, nella sua presenza, la mia anima si ristora, mi riempio di gioia, di speranza e di amore. Nel luogo segreto, nel profondo del mio cuore, sono in comunione con Lui, colui che non svanirà mai. Lì, nella dolcezza della sua presenza, mi sento amata e protetta per sempre.